Benvenuti, vedete già il nuovo ospite, l'assessore alle politiche sociali del Comune di Perugia, la dottoressa Edi Cicchi. Salve, assessore. Ciao, buonasera, buon pomeriggio. Sono periodi difficili, indubbiamente. Una delle cose che rileviamo più spesso nelle persone che ci seguono, soprattutto le persone di una certa età, diciamolo chiaramente, è il terrore di rimanere sole. Purtroppo, Cicchi, quello che si sente, assessore, è terribile, soprattutto quello che arriva dal nord, dopo la bruttissima, bruttissimo video di quella colonna di camion militari che hanno dentro la mare. Ecco, qual è il polso della situazione a Perugia, nel senso, la tenuta emotiva delle persone? La mia sta cominciando a cedere un po'. Io quando ho visto passare quella colonna di camion dell'esercito, veramente mi sono emozionata perché è quasi inconcepibile che in 10-15 giorni la nostra vita sia cambiata così. E poco fa stavo al telefono con una mia amica che c'ha il marito che non sta bene, quindi sai, c'è quella situazione che dice oddio, che cosa sarà? Ho i genitori anziani, e che cosa è cambiato? Tante cose sono cambiate in peggio perché c'è tanta apprensione, quindi le famiglie hanno paura purtroppo perché sappiamo che questa malattia non lascia scampo o soprattutto quando poi in casa hai delle persone anziane. Dall'altro canto però ho visto anche laddove le famiglie vivono tutto sommato in armonia, una grande voglia di stare insieme, di riaffrontare la vita quotidiana insieme, dal fare il pane con i bambini a vivere giornalmente cercando di non pensare appunto alle cose brutte. E io dico che tutto sommato una tenuta c'è. Dobbiamo sempre fare molta attenzione perché di contro ci sono anche famiglie che magari all'interno non c'è questa grande armonia e quindi la vita può diventare difficile. Noi abbiamo tante situazioni diverse e quindi non possiamo fare un paragone perché ogni casa ha la sua bellezza o la sua difficoltà e quindi non c'è un termine con il quale possiamo paragonare le cose. Ecco. È bello quando vedi che ci sono persone che nonostante tutto giocano, si divertono, sdrammatizzano. E proprio prima con la mia amica si diceva questo, dice ma io non ho tanta voglia di vedere quelle cose. Dico però non dovete richiudervi, non devi chiuderti in te stessa perché questo significherebbe morire di altro se non di coronavirus, che speriamo che veramente da noi non arrivi, tutto sommato siamo messi abbastanza bene, i dati ancora ci confortano, forse perché siamo una piccola regione anche poco collegata. Io avevo visto all'inizio qual era proprio il tracciato che aveva fatto il coronavirus, che andava verso Cesena, partendo da noi, andava verso Cesena e poi prendeva l'autostrada e arrivava su dritto verso la Lombardia. Mi ha fatto molta, molta impressione questa Diciamo cosa. l'inverso, che sono venuti giù da noi, perché Sì, questa è al la contrario, però novità. certo, io partendo in un viaggio purtroppo non ideale, ma in un viaggio che vedevo, ecco, avevo notato proprio questa cosa. E allora, come dire, non tutti i mali vengono per Certo, nuocere. una volta tanto il Rispetto. fatto di essere ben collegati ci ha portato un po' più fortuna, no? Un po' più fortuna. Io penso anche che a livello nazionale dovremmo riconsiderare questo fatto dei collegamenti. Pensavo proprio questa mattina alle metropolitane, dove non c'è un'area di ricambio, dove non c'è un ricambio d'aria. E allora diciamo sempre non bisogna stare a casa, non dobbiamo muoverci, ma allora ha senso avere tutti questi mezzi di trasporto che mettono in comunicazione? Perché è vero che ci sono persone che devono andare al lavoro, ma consideriamo oggi una metropoli come Milano.
l'attraversi in poco tempo, in fondo anche noi se andiamo a lavorare a Terni ci mettiamo un'ora. E allora forse c'è da riconsiderare anche questo, perché non siamo ancora troppo rigorosi, dobbiamo essere più rigorosi. Assolutamente, noi ci troveremo di fronte a dover cambiare tutti i parametri che abbiamo impostato nella nostra vita, a cambiarli perché probabilmente tutto, anzi senza probabilmente, tutto ciò che è stato fatto fino adesso, almeno in onore al Dio Denaro, non ha considerato quasi per niente il benessere e il rispetto della vita. Rispetto della vita che per sua inclinazione, per sua vocazione e per il ruolo che ricopre, a Perugia ce n'è sempre stato tanto. Questa è una realtà. Però è anche un tipo di settore il suo dove il contatto diretto diventa fondamentale. Come fa, assessore? Come fate? Come fa con i suoi operatori? Come fa con tutte le persone che collaborano con lei? Come fa lei stessa? Perché lei è una che va sul posto. Allora, io anche oggi ho celebrato due matrimoni. Abbiamo visto una foto. Ho celebrato due matrimoni, ovviamente, rigorosamente. Come li hai celebrati? Online? No, non eravamo online perché abbiamo dei registri che devono essere firmati e il matrimonio si sancisce con la firma, però eravamo a debita distanza, ovviamente ognuno di noi ha utilizzato una penna diversa, avevamo messe distanziate anche le sedie degli sposi e è stato molto carino che lo sposo ha baciato la mano della sposa, non gli ha dato un bacio. È stato emozionante anche questo, vedere questa situazione, soprattutto vedere che comunque nonostante tutto la vita va avanti. Io anche ieri sono stata in ufficio perché abbiamo diverse cose che devono essere messe a punto, no? Perché tutta questa situazione ci ha colto molto di sorpresa. Allora, dal lavoro a distanza, e quindi nel rivedere insieme ai dirigenti quelle che sono le migliorie che si possono fare, che speriamo che rimangano anche nel futuro per alcune cose. Per esempio, io sono anche assessore ai servizi civici, quindi in questo periodo purtroppo ci sono anche diversi funerali, come è normale che c'è durante l'inverno, no? Anche molte persone purtroppo anziane, anche prima del coronavirus. E adesso siamo riusciti a fare delle cose messe online, quindi riusciamo a soddisfare questa richiesta da parte per esempio delle pompe funebri che prima vanno in ospedale, poi vanno a casa delle persone, poi vengono presso i nostri uffici, quindi facilitare il lavoro delle persone cercando di evitare il contatto. Per quanto riguarda, poi io sono stata appunto in ufficio con la mascherina, noi negli uffici abbiamo in ogni ufficio una persona, non c'è più di una persona per ogni settore. Ovviamente dobbiamo rispettare sia per quanto riguarda i servizi sociali, quindi gli assistenti sociali, ma chi fa anche il lavoro di amministrativo, le determine che devono essere fatte quando attivi un servizio, quindi il nostro è un lavoro che è molto a giro, dico di tutte le persone. E siamo quindi, ecco, loro lavorano tutte, ma lavorano in maniera molto molto adeguata secondo quelli che sono i criteri che sono stati definiti dal Ministero. E poi abbiamo attivato questo lavoro a distanza, che è molto importante perché consentirà nel futuro di aver appreso qualcosa, verificheremo quello che non è andato e si metterà a sistema e miglioreremo quello che invece abbiamo visto si può fare a distanza. Ecco, ma tutte quelle iniziative che avevate in cantiere, tutto fermo, tutto stoppato, no, tutto rinviato? Non è tutto fermo, no, per me non è niente fermo, anzi, io in questo momento, avete visto che è stato attivato il numero verde per la spesa a domicilio, grazie a Confcommercio, anche al mio collega vice sindaco, sì, Tuteri, abbiamo mantenuto tutti quelli che sono i servizi, dall'assistenza domiciliare ai servizi della territoriale anziani, che è un servizio di sostegno agli anziani, i pasti a domicilio,
è aperta la mensa della Caritas. Abbiamo rivisto come fare. Chiaramente non ci sono più le persone che pranzano tutte insieme, ma viene dato il pranzo, visto che parliamo di un monoporzione, viene consegnato il pranzo. Le persone che andavano alla Caritas e che si fermavano, che non sono senza fissa dimora, che hanno un domicilio, glielo portiamo a casa, così come ai tanti anziani ai quali già consegnavamo i pasti. Quindi non è che abbiamo arretrato, anzi abbiamo incrementato qualche servizio legato appunto alla situazione di difficoltà. Quindi, le persone, assessore, che le dicono? Le persone che dicono, siamo in contatto molto spesso, ovviamente non con gli anziani, o perlomeno almeno diciamo con gli anziani che hanno un'autonomia in più anche attraverso questi nuovi mezzi, attraverso i messaggini WhatsApp, attraverso anche le videochiamate in alcune situazioni. Sono in contatto con gli anziani dei centri socioculturali che appunto utilizzano questo strumento, allora ogni tanto ci mandiamo le faccine, ci mandiamo i messaggi vocali e ci siamo attivati in questa maniera, ecco, attraverso e per fortuna attraverso questi nuovi sistemi che comunque non ci lasciano soli. Ecco, è sempre un segno di vicinanza. Ecco, quando ci sono esigenze, emergenze di questo tipo, la fantasia italiana viene fuori, no? Che si immagina per le prossime settimane a venire, perché comunque non sarà una cosa così via a bacchetta magica. Quali sono le iniziative? Allora, le iniziative che noi abbiamo sono quelle che continuiamo a fare, quello che stiamo facendo ad oggi, non arretriamo, quindi sosteniamo le persone attraverso i servizi, come dicevo, domiciliari, abbiamo incrementato la territoriale, i minori che sono presso le residenze, presso le comunità educative, possono mettersi in contatto via web secondo le disposizioni del Tribunale, quindi appunto è un modo nuovo di lavorare utilizzando molto lo strumento informatico, questo sì, e nei prossimi giorni stavamo anche pensando insieme all'Ordine degli Psicologi di offrire un sostegno a domicilio anche agli anziani da parte degli psicologi, dedicare proprio un numero o agganciarci al numero verde della ASL, questo per evitare di dare troppi numeri verdi perché poi confonderebbero le persone. Si dovrà continuare con la spesa a domicilio, forse ampliarla, perché come dicevo poc'anzi io sarei un po' più drastica anche rispetto alla spesa. Potremmo utilizzare tanti volontari, perché no i runners, perché no i bikers, perché no attraverso un lavoro che viene fatto all'interno dei supermercati dai commessi, senza fare questo via vai di persone, che anche questa mattina quando io sono partita per andare a celebrare questo matrimonio ho dovuto chiamare la nostra comandante dei vigili urbani, perché tra Villa Pitignano e Ponte Felcino avevo visto un traffico incredibile. Traffico di auto, troppo. Ancora ce n'è veramente troppo, non siamo ancora dentro il problema probabilmente, e forse bisognerebbe invece essere più coscienti di quello che sta avvenendo. Ecco, è arrivata l'ordinanza di Speranza del Ministro della Salute, peraltro limita un po', no, quello che in realtà il Sindaco di Perugia aveva già fatto. Come ho chiesto a Leonardo Varasano, che ho già intervistato, ma insomma lei registra un po' di indisciplinatezza da parte dei perugini rispetto a questa vicenda? No, alcuni hanno capito perfettamente e quindi non si muovono di casa, anzi anche troppo, perché io l'altro giorno ho ricevuto la chiamata di una mamma con una ragazza disabile autistica, e noi sappiamo che i ragazzi autistici hanno bisogno dei loro spazi anche esterni, perché chiusi non vanno più a scuola, non vanno più nei centri diurni, quindi non è possibile tenerli chiusi tutto il giorno in casa. Allora mi sono raccordata con la nostra comandante e abbiamo stabilito che, e ho visto che poi anche in Campania è stata fatta da parte della regione quest'ordinanza, dove è possibile che le persone, le famiglie che hanno ragazzi autistici possono uscire almeno una mezz'ora nei parchi sotto casa,
con il certificato medico e il foglio dove c'è scritto per esigenze, per comprovate esigenze, perché appunto tenere un ragazzo autistico chiuso in casa non è possibile, non è possibile H24, hanno bisogno di quello spazio, anche di quella quotidianità che per loro è cambiata molto, molto più di quanto è cambiata per noi. Quindi quella mezz'ora di sfogo la devono avere. Questo nel rispetto ovviamente delle misure che sono state prese, quindi un genitore alla volta, con la distanza, che poi sappiamo che in casa questa distanza non si tiene, quindi non è tra chi vive insieme, non è tra chi vive insieme, non dobbiamo fare in modo che le persone siano troppe persone insieme. Ecco, se io dovessi pensare tra il parco e il supermercato, direi c'è molto più contagio al supermercato che al parco. Ecco, Questo non vuol dire che dobbiamo andare al parco, dobbiamo stare a casa, questo sia chiaro, dobbiamo stare a casa, però dobbiamo vedere anche un po' le esigenze. questa limitazione sociale che inevitabilmente ci è venuta addosso imporrà, come dicevamo, abbiamo accennato poco fa, imporrà successivamente una revisione di tutto quanto, no? Rivedremo i nostri stili di vita, in alcune cose miglioreremo, probabilmente miglioreremo anche nelle relazioni sociali, perché molte sono state riallacciate. Io guardando anche i social vedo, no, quello che accade, anche la fantasia che le persone hanno nel fare o nell'esprimersi. Forse saremo anche più umani se consideriamo tutto, saremo anche più umani, più attenzione verso gli altri, perché quando diciamo bisogna rimanere a casa, probabilmente lo diciamo anche per noi, sicuramente lo diciamo per noi, ma lo diciamo anche per gli altri, perché finalmente forse sta entrando nella testa di tutti che la salute è un bene collettivo, non è qualcosa mio di personale. Ma io sono responsabile degli altri. La domanda che le faccio però, a fronte del fatto che, cioè, si è verificata questa necessità di creare distanza sociale, e da più parti ci viene indicato che questo virus comunque starà con noi, ok? Stiamo attendendo gli sviluppi di Israele, degli Stati Uniti d'America, di altri istituti e compagnie che stanno testando i vaccini, ma come dicevamo poco fa, ci condurrà ad una revisione della nostra esistenza. Non si corre invece il rischio di diventare più soli e appoggiarci ancora di più rispetto a quello che era prima? Noi siamo animali sociali, abbiamo bisogno di stare insieme, di toccarci, di abbracciarci. Non si corre più il rischio che questa nuova realtà ci metta più distanti, ancora ci faccia appoggiare ancora di più sulla tecnologia? Noi due in questo momento lo stiamo facendo perché è inevitabile, ma che possa diventare una limitazione ulteriore? Allora, io mi sono chiesta, non è che diventeremo vittime dei nostri social, questo dobbiamo fare una grande attenzione, però è anche vero che avremo tanta voglia di riabbracciarci quando sarà il momento. Questo è il messaggio che mi ha mandato mio figlio. Io ero un po' arrabbiata perché lui sta nelle sue parrocchie, non lo dico solo come assessore, sta nelle sue parrocchie e non è tornato a casa. Mi ha mandato un messaggio e mi ero un po' arrabbiata per questo. Ho detto: ricordati però che la tua residenza è qui. Lui mi ha detto: ma io ho fatto questa scelta, quindi sto nelle mie parrocchie perché sono padre di tutte quelle persone. Però quando tornerò a casa ti abbraccerò fino a toglierti il fiato. E allora questo credo che sarà, aspettiamo tutti questo momento di poterci riabbracciare fino a toglierci il fiato. Allora ci renderemo conto che appunto le persone che prima magari non consideravamo così importanti diventeranno molto importanti, perché questo abbracciarci forse non era vero fino in fondo, era diventato, no, anche il darci la mano. Una cosa di convenzionale, ma non fatto con quello slancio necessario di necessità di averti vicino. Io ho necessità di averti vicino. Questo credo che invece ce lo stia proprio insegnando, perché i mezzi moderni che abbiamo a disposizione
i social, questo nostro comunicare a distanza ci permetterà di facilitarci, ma allo stesso tempo ci darà l'input, perché quando ci rivedremo avremo veramente voglia di stare vicini. Ecco, quella voglia che forse negli anni si era un po' affievolita. Però quantomeno eravamo un po', come dire, abituati. È come stare, abituati. Come stare davanti a un'opera d'arte che vediamo tutti i giorni, così, no? Poi quando non ce l'abbiamo più ci fa capire quanto era importante anche per i nostri occhi in questo momento, quanto è importante il fatto di esserci vicini a tutti gli effetti. Con l'assessore Varasano, e la faccio anche a lei questo tipo di domanda, quantomeno questo tipo di ragionamento, nelle ore scorse è arrivata la comunicazione da parte delle forze dell'ordine dove si è sanzionato, adesso non ricordo se denunciato o quant'altro, una persona che per fare spesa era andato a distanza di una cinquantina di chilometri. Cioè, mi pare davvero esagerato, perché non viviamo in un luogo dove non ci sono, no, negozi per i beni essenziali, perché adesso, insomma, evitare di comprare un foulard o quant'altro, insomma, ci si può stare, non si può stare senza comprare medicine qualora servano, e anche lì c'è il servizio, o alimenti qualora servano, sì, servono, e anche lì c'è il servizio. Quello che ho notato però è stato il fatto che si crea subito una dicotomia, e questo purtroppo dobbiamo rispondere ai social negativamente, perché i social, in particolare Facebook, mi dispiace ma lo dico, okay, crea questa grande distanza tra coloro che sono i negazionisti e quelli che quindi dicono a coloro che, tipo il professor Burioni e tanti altri, siete dei pazzi, dei terroristi, pure a noi giornalisti, e piuttosto gli altri che hanno più sale in zucca. Ecco, voglio dire, e questa rilevazione dal punto di vista delle forze dell'ordine è stata fatta sul territorio di Perugia. Io, ecco, vorrei che prima di chiudere questo nostro breve collegamento, e le ricordo che questa finestra resterà sempre aperta, ok? Ecco, lei voglia essere così carina da ricordare che dobbiamo stare a casa perché dobbiamo proteggere noi stessi, dobbiamo proteggere gli anziani, i bambini, ma soprattutto quella grandissima forza che abbiamo, che sta negli ospedali, sono la nostra frontiera. Allora, dobbiamo stare a casa, cari cittadini, dovete stare a casa, dovete godervi di quello che la vostra casa vi può offrire. Dobbiamo considerare che tante persone in questo momento stanno soffrendo, noi questo non lo possiamo permettere, non possiamo permettere che i nostri anziani si ammalino, dobbiamo riuscire ad avere questa forza. Io oltre un mese e mezzo che non vedo mia madre, che è in una struttura, ed ho apprezzato tantissimo il fatto che il direttore sanitario prendesse questa decisione. È dura, è veramente dura, la vedo anche io attraverso il messaggino, attraverso il WhatsApp o attraverso Skype, ma noi li dobbiamo tutelare. Perché se dovesse entrare il virus all'interno di una struttura per anziani sarebbe una strage. Così come è una strage le tante persone che stanno combattendo oggi in ospedale, così come è difficoltoso per quelle che hanno il timore di poter essere state contagiate. Allora noi dobbiamo fare questo sforzo. Se non ci importa niente della nostra salute, ci deve importare della salute degli altri. Noi abbiamo una responsabilità. La salute è un bene di tutti, non è un bene personale, è un bene collettivo. Allora, dobbiamo avere questa grande responsabilità. Forse è uno dei momenti in cui, a differenza di quando c'è stata la guerra, che cadevano le bombe e che non potevamo, io non c'ero, ma mia nonna mi racconta che non si poteva fare niente se non nascondersi in cantina. Oggi abbiamo tante possibilità in più. Non è che ci dobbiamo nascondere in cantina, ma dobbiamo avere rispetto degli altri. Questa è una cosa assolutamente da fare, quindi restiamo a casa, restate a casa. Cittadini, restate a casa. Se vi volete bene, se volete bene ai vostri figli, se volete bene ai vostri nonni, perché ci accorgeremo quando non ci saranno più, quando non ci sono stati più gli abbracci, saremo contenti ancora di farcele, perché le cose le apprezziamo quando non le abbiamo più. Allora adesso noi non possiamo permetterci di fare questo, perché poi saremmo assolutamente infelici sapendo che il nostro comportamento è stata la disgrazia per altri.
Allora, di questo dobbiamo essere veramente, renderci veramente conto. E ricordiamoci che la front line è rappresentata da medici, da dottori, dottoresse, da infermieri, da barellieri, da autisti dell'ambulanza, tutta una popolazione, il volontariato, ho fatto un'intervista con Giuliano Santelli della Consulta della Protezione Civile, ci sono 500-600 persone che aumentano continuamente, dobbiamo tutelare anche loro. E se noi... Dobbiamo tutelare anche loro. Io l'8 marzo, quando Angie mi ha fatto fare il saluto per la festa della donna, ho detto proprio questo, innanzitutto il mio saluto, il mio apprezzamento, ed era l'8 marzo, oggi siamo già in una situazione molto molto più difficile. Del grande apprezzamento che possiamo dare, della veramente, non saprei neanche come definirlo, cioè la grande stima che dobbiamo avere, riconoscenza nei confronti di chi è al fronte, nei confronti di chi sta con le persone che stanno male, degli infermieri, dei medici, dei volontari, in questi ultimi giorni anche degli operatori sociosanitari che erano stati un po' trascurati, anche degli operatori che non riuscivano a trovare i presidi. Ecco, io ero in contatto costantemente con loro per cercare di capire dove poter reperire questo materiale. A loro la nostra grande riconoscenza, perché veramente stanno al fronte, sono persone che stanno al fronte e non hanno di fronte la barriera che li protegge. Ecco, e poi tanto più che abbiamo bisogno di parlarci con le persone, quindi il nostro nemico è un nemico invisibile, esatto. E allora il nemico invisibile è molto più potente di un nemico che noi vediamo. Certo. Allora dobbiamo avere tutti la forza di combatterlo insieme con grande responsabilità, ringraziando chi tutti i giorni sta al fronte. Grazie, Assessore Di Cicchi. Grazie a voi. Assessore delle Politiche Sociali sarà sempre pronto e aperta questa finestra. Sentiamoci e vediamoci ancora. Grazie, grazie. Ciao. Arrivederci. Ciao.